Dai Tino, fai la intro, pota! Ciao a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovo Toto Vlog. Ma in questo caso sono io, quindi un Tino Vlog. Siamo qui con Toto, una camera e Ivo là davanti. Ivo! La madonna, stai cane. Oggi faremo un video un po' diverso dal solito, siccome per non sbatterci troppo portiamo solo la GoPro. Non portiamo la camera ingombrante, mi spiace per la qualità, ma per YouTube questo è altro. Giusto Tino? Giusto. Quindi? Sigla! Tino ha una novità, sentiamo. Non la dirò davanti. Dai Tino. Perché stai filmando adesso? Sei uscito con una ragazza. No. Birbone, t'ho scoperto. Birboncello. Comunque, a sto giro, Alboreto non è venuto. Paccaro. Paccoreto. Allora, in teoria l'obiettivo era rifare il giro che avevo fatto quando avevo fatto il mio primissimo vlog in enduro, che era un giro in Brianza, era fare la stessa cosa. Ormai è un anno che non facevamo un altro del genere. Però il problema cos'è? Che il parco di Monza oggi è chiuso, perché prima c'è stato un temporale fortissimo e probabilmente ha distrutto tutti gli alberi in giro. Adesso stiamo andando verso i boschi. Alboreto, Paccaro, Ivo Coglione e Tino si è perso. Ciao Tino. Altra novità del momento è la bici. È il primo giorno che questa bici vede la luce del sole. Infatti non ho ancora fatto il bike check e vi avevo promesso che lo facevo in realtà in park, che me l'avete chiesto in tanti. Secondo te Ivo cosa devo fare? Faccio il bike check oggi quando siamo nei boschi con la GoPro che fa un po' schifo però l'immagine, o aspetto e faccio un altro video? Fare un altro video al park con la videocamera, col il bike check della bici e tutto, e ci fai un 3-6 sul cippato. No dai, lo faccio. Flip, lo faccio perché se l'ho fatto con la DH, con questa dovrebbe essere una strunzata. Quella madonna! È il trail! Aperto! Aspetta, è aperto qua! Ivo, è aperto, entriamo! Anzi no, non entriamo! Vieni qua! Ivo, prima sfida del giorno! Al mio 3 chi impenna di più, chi la tiene vince! Chi la fa scendere dopo? Pronto? 3! con una mano, figa, non è forte! Impennatore da parcheggio. Quindi c'è il giotto quanto fa coglione. Dai, raccontaci qualche aneddoto della Polonia, che sei appena tornato. Comunque Ivo è andato in Polonia per un contest che ha vinto. Andate a vedere il suo profilo per vedere la run vincente. Stavolta faremo un giro un po' diverso, che abbiamo trovato recentemente, dove quasi non si mettono mai giù i piedi. Se sei bravo. Oh, un po' nascosto il sentiero, No, è caduta una pianta. L'ho appena detto che non si mettevano giù i piedi. Aia, sono rovi. Affanculo. Aia, ma l'ultima volta era un po' meno demolito. No, una cacca. C'è una cacca. Cavallo. Una cavallo di cacca. Un cavallo di M. Aia, ci siamo. Le ortiche. No, non ho la casa. Non ho la casa? No. Allora non le posso dare. Esatto, arrivederci. Arrivederci. Abbiamo trovato la risposta perfetta. Io non ho la casa. Entriamo, saremo inglobati. Sembra abbastanza largo. No, è già stretto qua. Enduro in Brianza. Oh, albero. C'è la giungla questa, Oh no, aveva agganciato la GoPro, mi sta strappando via il casco. Cioè praticamente ho preso un ramo che ha agganciato la GoPro. Così non mi ha fatto il casco. Comunque Tino prima ci ha svelato. No. Devi dirlo proprio. No, sono uscito con una ragazza. Ti do un centesimo. Sì, prendi la rincorsa. Sì. Minchia, entri a fucile nelle piante qua. Minchia, solo per la TV. Solo per la TV. Molla giù. Minchia, cos'è? Slipperi. Che mega slipperi questi! Ivo va nel fiume! Minchia che roba! Che maschio! Sorry? I'm Italian!
occhio. L'ho fatta. Sai come mi chiamavano? Gamba di legno. Che ho le gambe dure come il legno. Secondo cosa che si incastra così oggi. Non c'è uno senza due, non c'è due senza tre. Tino, non portare sfiga, eh. Tino, vai a cagare. Tino! La challenge di adesso è Ivo contro Tino. Allora, lì adesso c'è una salita. Lì. In realtà è scivoloso di brutto. Devi spingere come un cane con le gambe. Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Cioè, frullino! Frullino, dai, dai, dai! Minchia, che impennato! Ah, però ha messo giù il piede! Togliene, Tino! Togliene! No, subito! Oh, è frenato qua! Oh, chi è che sassaiola che è venuta su? A fucile! Ah! Dentro col muso! Italian pizza e pasta. Prima ha piovuto, infatti adesso si sente tutta l'umidità. Stiamo a la colla. A schiuma stiamo. Siamo nel punto, tra l'altro, che l'altra volta, là in fondo, c'è la discesa dove Alboreto, su quella discesa là, aveva svrappato via, aveva caduto. La leggenda narra. Il muro preferito di Alboreto. Oggi però lo facciamo in salita a piedi. La luce! Tra l'altro, non abbiamo neanche filmato una volta questa povera bici. Faccio una passata veloce per farvela vedere, ma non per farvi vedere troppo. Ciao. Il pezzo sbatti. Dai! Per chi non ha visto l'altro video, questo, dove eravamo fino adesso, si chiama Valle del Pegorino. Invece, il bosco in cui entreremo tra poco, si chiama... Cabo. Chignolo. Ivo, però se non sai le cose, Chignolo, stai zitto. Tino! Io la camera tua. In realtà c'è una strada nuova. Comunque... Aspetta, fermo un attimo. Fermo. Cioè, solo uno di Bregnano Sabbia d'Oro può sentire vamos alla playa. Intanto che andiamo a girare in enduro. Cacca, altra cacca. Siamo arrivati nella famosissima Sweden, Svezia. Eccoci qua. Il riposino un attimo prima di ripartire. Tra l'altro, prima vi ho fatto vedere un attimino la bici che è lì e non ve la faccio più vedere. Così almeno, adesso in questo video, cioè ma solito, io parlo e ci sono due stoccafissi che ti guardano. In questo video scrivetemi nei commenti che cosa volete vedere della bici nuova, di quella bici, che specifiche vi interessano, così almeno nel prossimo video vi faccio vedere tutte le cose di cui siete interessati, tutte le curiosità che avete, eccetera. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie. Ringrazio. Grazie. Grazie. Grazie YouTube che avete fatto diventare ricco Martino Colombo. Ti riprende? C'è un mini drop, sì. Occhio Tino. Aspetta Ivo. Vai. E la madonna, 200. Via tutto. Oh! Io sono arrivato lungo, ma Ivo è arrivato ancora più lungo. Bravo! E questo è ghiaccio. Questo è come andare sul ghiaccio più o meno, questo pezzo. Ah. Quella là in fondo è Milano! Non la vedrete mai! Occhio che non vado a fucile perché non so se sono piante cadute! Che culo! Che sgommato! Questa è la salita, la cosiddetta pacca gambe. Era qui. Ma che cazzo è finito? Punta di zingari, gli hanno rubato il sentiero. Che male i rovi. Ma che cazzo è che non passa di qua e si formano i rovi? Oh, voi che guardate il video, venite a fare un po' di volte questo trail, così lo segnate un po', no? Non dovete solo guardarli i video, dovete anche farli i video. Un tempo era bella pulita, giuro. Adesso non sembra. Ah.
Guarda come esce. Eccolo, è spuntato. Sono nato. Ormai siamo sulla via del ritorno, al calare del sole. Dai, Ivo, che a casa è pronta la pizza. Dai. Mi sono tolto un attimo il casco, ovviamente. Bam. Eccola, ritrovata. Ed è già quasi il secondo paio che perdiamo. Male. Bene, stiamo tornando a casa finalmente dopo... Quanto è durato il giro, tra l'altro? Quasi 2 orette, vedete? È un giro perfetto perché... In 2 ore siamo a 2 passi da Monza, ma è il giro perfetto per chi abita in Brianza, qua in zona. In 2 orette si fa un bel giretto, si entra un po' nei boschi, sali, scendi, si pedala, c'è qualche saltino, qualche discesina e niente. Comunque fatemi anche sapere nei commenti cosa pensate di questo... È diverso questo video rispetto agli altri perché ho usato solo GoPro. Vabbè, sicuramente l'audio sarà un po' peggiore rispetto al solito, anche le immagini. Però vi piace questo tipo di video? Fatemelo sapere sempre nei commenti. Ricordatevi di commentare anche... per la bici per il prossimo video e iscrivervi al canale e non notifiche. È bravo Tino, hai imparato. Alla prossima.